Nell'ultima seduta di mercoledì 21 dicembre il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità due ordini del giorno, il primo relativo all'Arcidiocesi, il secondo relativo alla ferrovia Fano-Urbino. Con il primo documento l'Assise ha ribadito la propria contrarietà alla prospettata decisione della Santa Sede di unire l'Arcidiocesi di Urbino, Urbani e Sant'Angelo in Vado con quella di Pesaro. Il Consiglio Comunale aveva già espresso la propria contrarietà unanime a tale ipotesi con la contestuale richiesta del mantenimento di un proprio arcivescovo. Questo è accaduto nella seduta del 20 giugno scorso, a cui avevano partecipato sindaci e amministratori dei comuni interessati, che hanno sostenuto la contrarietà di tutto il territorio a questo accorpamento. Dopo le ultime notizie che hanno annunciato l'imminente ufficializzazione della decisione da parte della Santa Sede, il Consiglio ha voluto ribadire la propria posizione, rivolgendo un appello al Santo Padre e a tutte le autorità ecclesiastiche per chiedere una ragionevole rivalutazione della situazione. Nel secondo ordine del giorno il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco di continuare a lavorare insieme alla Regione Marche per trovare la soluzione più adeguata al ripristino del tratto ferroviario Fano-Urbino, interpellando anche il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Salvini. L'obiettivo finale è sollecitare il Governo nazionale ed impegnare le risorse necessarie al completamento dell'intero tratto interno che congiunge Urbino a Pergola, Fabriano e quindi a Roma. Attenzione anche alla Fano-Grosseto, con cui il Consiglio ha ribadito la necessità dell'intervento in tempi brevi, anche alla luce degli impegni assunti dal precedente governo.